Oggi Enduro Blogger è in Sardegna. Dove siamo esattamente? Siamo ad Orgosolo. Orgosolo, una parte che non avevo mai visto prima, non c'ero mai stato, e quindi ho pensato di venire a fare un bel tour di enduro con un po' di amici. E lui è Marco, sarà la nostra guida, il nostro tutor, colui che si prenderà cura di noi per 3 giorni per un bel tour di enduro alla vecchia maniera, fatto bene. Giustissimo. Ragazzi, ci siete? Vi spiego dove siamo. Il paese che vedete alle nostre spalle è Orgosolo, da dove siamo partiti. È la nostra base, insomma, dove torneremo a dormire. Quindi Orgosolo, centro del mondo. E tutta quest'area che vedete alle mie spalle è la Barbagia. Ed eccoci con una bella estremina. Paesaggio incredibile. Marco, sei un po' sadico, eh? Ho visto che vi piace soffrire, ci piace soffrire, quindi ho puntato subito su questo sentiero, ma ve la cavate bene. Grande! In effetti la figata qual è? Che ci sono percorsi di enduro hard, dove volendo c'è da spingere, ci sono un sacco di bellissime strade che attraversano degli altopiani bellissimi, siamo in mezzo al verde, in mezzo alla foresta, e anche godersi i profumi che la natura ci offre diventa veramente un regalo che la natura ci fa. Come stiamo andando? Molto molto bene, direi. Dai, sono stato vittima di uno tsunami. Quando ci vuole, ci vuole. Mitici. Vai Marco! Ai 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 ai, bellissimo giro. Il nostro obiettivo è quello di comunque di offrire un'esperienza divertente alla portata di tutti. Tutti quelli che vengono qui devono divertirsi, devono conoscere il territorio, visitare nuovi posti, conoscere nuove persone, fare amicizia, e devono apprezzare la nostra ospitalità, il nostro cibo. È solo quello che secondo me qui in centro Sardegna possiamo offrire, sia perché il territorio ce lo consente, sia perché la nostra cultura e tradizione ci consente di offrire una certa ospitalità che è tipica qui della Barbagia, del centro Sardegna, in particolare anche del mio paese Orgosolo. Infatti è proprio per questo motivo che ogni pausa pranzo, ogni break che facciamo, lo facciamo sempre a casa o negli ovili di pastori o comunque di persone del posto che ci fanno gustare, assaporare prodotti locali tipici cucinati come vuole la tradizione sarda. Questo perché voglio che tutti possano assaggiare i nostri prodotti, che sono apprezzati da tutti. Oggi percorsi un po' più scorrevoli e adesso siamo quasi arrivati al mare, e questa è la vista che abbiamo attorno. Sardegna, mon amour. Marco non ci sta facendo mancare proprio niente. Adesso gita a piedi perché in moto sarebbe troppo facile. Qui siamo a Sud di Sterru, una voragine di origine carsica, e qui nel supramonte di Orgosolo. Come potete vedere è una bella voragine che va giù e non si sa dove finisce. È un bel posto da visitare sicuramente, ne vale la pena di arrivarci. Non si parla più solo di enduro, si fa della cultura. Non so se... Vi ho portato a fare un giro in uno dei posti migliori della zona. C'è una bellissima cascata, così almeno ci rinfreschiamo un attimino, visto che per arrivare bisogna sudare un pochino. Come si chiama? Non ha un nome. Allora la chiamiamo la cascata degli enduristi. Perfetto, è giustissimo il nome perché ci veniamo solo noi, quindi va benissimo. Da ora in poi sarà la cascata degli enduristi. Strade di tutti i tipi, non ci hai fatto mancare niente. Chilometri di sottobosco, altopiani, pietraie, fiumi, ce n'è per tutti i gusti. Io non faccio veramente fatica a dire che per me è stato uno dei tour più belli ed apprezzati. Grazie.
Ho apprezzato molto la professionalità di Marco, perché è in grado di gestire tutte le situazioni e di accontentare soprattutto quelle che sono le richieste degli enduristi che vengono a fare un tour con lui. Quindi non mi resta che ringraziarti. Grazie a voi. La chiusura della bloggerata e la lascio a Marco, quindi... Se non lì si, di Lunara su blogger. Se lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger. Alla prossima.